Eccoci qua. Torna al discorso dell'arte. Arte, poi dipende da che punto di vista si osserva l'arte, la mia o quella degli altri, insomma, chiaramente è sempre soggettiva. Sta seguendo un piccolo progetto qui a Viterbo, che ho diciamo ereditato, di fare una piccola galleria d'arte per artisti che altrimenti non avrebbero occasione di esporre i propri lavori altrove, anche perché purtroppo nella mia città, ma penso che in molte città di provincia, c'è una grossissima carenza, se non assenza totale, di gallerie d'arte. Poi, se aggiungiamo che le gallerie d'arte sono giustamente delle attività professionali e attività economiche, ci deve stare il giusto ritorno economico, e se l'artista non è apprezzabile dal punto di vista economico, ovviamente rimane nel dimenticatoio. Questa situazione che invece stiamo creando, stiamo perché non sono da solo io, anzi appunto l'ho detto, io la eredito di fatto, la cercherò di svilupparla se ci riesco, anche con mie opere, non solo di design, ma anche di proprio artistiche che tra poco vedremo. Spero di svilupparla, e è un'attività fatta all'interno di un bar che sta in un contesto che al momento viene utilizzato due volte all'anno per fare una rassegna proprio di artisti. È una via purtroppo che per le nuove regole imposte dal mercato si ritrova ad essere praticamente quasi abbandonato con tutti i negozi chiusi, e quindi si cerca di trovare vie nuove per dar vita oppure per inventarsi proprio una nuova forma di commercio più mirata magari proprio all'arte e all'artigianato. E questa è un'attività organizzata da 2 anni fa da Giulio Della Rocca, che adesso se ne è tornato in America, che ci osserva da laggiù, da Los Angeles, e noi qui, quelli che siamo rimasti qui, cercheremo di portare avanti questo testimone. Andiamo a vedere quello che sto facendo io, riprendendo un'idea che ho avuto, diciamo, un po' ereditato, ma ho avuto un po' di anni fa da un'altra persona. Era quella praticamente di recuperare vecchi vestiti che ormai non si usano più, con farne praticamente lui, questo da cui l'ho visto la prima volta, ne fece direttamente un quadro proprio, e io, non volendo copiare la sua idea, ne pensai un'altra versione, cioè ovvero di ricreare praticamente un panno lavato, steso, che però in realtà venisse fuori pietrificato. Il processo per farlo era quello che ho scheggiato all'epoca, molto semplice, recuperando, peraltro sempre recuperando, la vernice avanzata, la vernice murale mischiata con colla vinilica, ho direttamente messo a mollo una camicia. Questa camicia adesso è esposta proprio all'Happiness Bar di via Saffi 98 a Viterbo, insieme ad altre opere d'arte, o ritenute tali, e adesso ne sto facendo altre, nella fattispecie 6, su tutte le mie vecchie camicie e polo. Ecco qua, praticamente dà l'effetto baccalà, praticamente, no? Diventa tipo sto prefisso. E poi, dopo, una volta che sono irrigidite, questo pure è più simpatico ancora, è proprio una camicia. Questa addirittura, ecco, è una Brooksfield, mamma mia, queste sono anche capitali. Questa invece è una mia camicia, una miserissima camicia comprata all'Upim, che ha fatto comunque sia il suo bel percorso. Ne ho anche un'altra, altre polo economiche. Poi questa qua è, diciamo, in corso d'opera, perché una volta irrigidita con la appunto con la tinta murale e la colla, si passa la verniciatura. Manco per dirlo, per ripeterlo, ovviamente è una camicia che mi era avanzata da precedenti lavori. Lavoro che comunque si diventa alla fine abbastanza complicato, perché con tutte le pieghe bisogna andarle a riempire
molto molto attentamente e togliere di mezzo praticamente tutte le tracce della vecchia camicia. E questa è una delle prossime, le altre pure pian piano le colorerò, vari colori, possibilmente colori molto accesi, quindi andremo sempre sui colori pastello. Abbiamo bisogno di allegria in questo periodo storico, quindi è meglio fare cose colorate, è una cosa sbarazzina così e vediamo cosa avrà successo.